Il magistero conciliare indica anche il modo concreto di attuare la relazione tra sacerdozio comune e ministero ordinato, dice la Dei Verbum. Aderendo al sacro deposito della parola di Dio affidato alla Chiesa, tutto il popolo santo, unito ai suoi pastori, persevera costantemente nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nella frazione del pane e nella preghiera, in modo che nel ritenere, praticare e professare la fede trasmessa si produca un singolare consenso, piena armonia tra vescovi e fedeli. Ecco come poi si relazionano questi due momenti, sacerdozio del popolo e ministero ordinato, la piena concordia. Guardate che non è in una direzione sola, è in una direzione reciproca. Questa è una cosa su cui noi riflettiamo poco. Non siamo solo noi che dobbiamo andare d'accordo con il vescovo, con i presbiteri, con i diaconi, ma anche i diaconi, i presbiteri e i vescovi che devono tentare questo aggancio di comunione con tutti noi. È un bisogno reciproco che si manifesta. Egli continua la messa crismale, prefazio, egli continua il sacerdozio regale, comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipe del suo ministero di salvezza. Questo succede nella Chiesa. Tutti i fratelli, perché parte del popolo sacerdotale, alcuni, mediante l'imposizione delle mani, sono partecipi di una funzione particolare del Cristo. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. A questo punto noi ci domandiamo, ma quando Gesù ha istituito il ministero ordinato? Allora, se noi provassimo ad ascoltare un po' la tradizione più consolidata, ci verrebbe voglia di dire nell'ultima cena. Di fatto, molte volte si sente dire che nell'ultima cena, il Giovedì Santo, no, è l'istituzione dell'Eucaristia, del sacerdozio. In realtà, questo rispecchia una immagine del ministero ordinato che è legato all'Eucaristia. Certo che se il ministero ordinato fosse essenzialmente destinato all'Eucaristia, è stato istituito nell'ultima cena. Ma se il ministero ordinato, che comprende i diaconi, che non consacrano l'Eucaristia, ma se il ministero ordinato riguarda non solo il momento sacramentale, ma anche l'annuncio, la guida pastorale, allora voi capite che identificare un momento particolare della vita di Gesù in cui lui istituisce l'Eucaristia non è possibile. Perché veramente sempre Gesù ha associato a sé i suoi discepoli, i suoi apostoli, i suoi dodici, li ha associati perché andassero ad annunciare la sua parola, perché potessero essere servi gli uni degli altri, perché potessero attraverso l'unzione del malato attraverso fate questo in memoria di me, essere anche gli uomini del sacramento nella Chiesa. Quindi possiamo dire che non esiste un momento specifico, particolare, nel quale Gesù istituisce il ministero ordinato, perché è costante la sua volontà di associare al suo ruolo alcuni tra i fratelli. Ne scelse dodici perché stessero con lui e per mandarli. Quindi davvero è quello che alcuni teologi chiamano un momento progressivo in cui ogni gesto e ogni parola di Gesù con i dodici racchiude il tutto del sacerdozio nel frammento dell'episodio. Questo è un teologo, De Zan, biblista e teologo, che ci riporta ad una visione delle origini del ministero ordinato ad ampio campo rispetto a quella identificare tutto nell'ultima cena. Certo c'è anche quello, ma non solo quello. Per cui possiamo dire che alcuni testi sono fondamentali nel Nuovo Testamento: la chiamata, la missione prima della Pasqua, Gesù li manda, i suoi dodici, la collaborazione nel miracolo della moltiplicazione dei pani, no?
l'ultima cena, così come viene raccontata sia dai sinottici che da Giovanni, la missione che Gesù affida alla comunità dopo la Pasqua. Pensate solo a Matteo 28, andate in tutto il mondo, eccetera. Paolo lo dice chiaramente: non trascurare il dono spirituale che è in te, che ti è stato conferito per indicazione dei profeti con l'imposizione delle mani da parte del collegio dei presbiteri. C'è quindi una trasmissione da Gesù alla Chiesa, e la Chiesa che continua nel tempo a trasmettere questo dono. A quale scopo? Lo dice ancora Paolo nelle lettere agli Efesini: finché arriviamo tutti all'unità della fede, della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo, cioè l'edificazione della Chiesa. Quindi nel Nuovo Testamento noi troviamo Gesù Cristo che chiama i dodici, come sono le dodici tribù di Israele, all'interno di un popolo che egli ha avuto come compagno, come davvero presenza costante nella vita di Gesù. Gesù suscita un popolo, ma dentro questo popolo di discepoli lui chiama i dodici. Una caratteristica che evidentemente dodici ci fa pensare alle dodici tribù di Israele. È il nuovo popolo di Dio. Un numero talmente importante che quando Giuda tradirà si vorrà reintegrare attraverso Mattia questo numero di 12, un 12 che resterà irrepetibile. I vescovi non sono successori dei 12, 12 non hanno successori, i vescovi sono successori degli apostoli. Oltre ai 12, Gesù chiamerà anche, all'interno dei 12 certo Pietro, ma Gesù chiamerà anche i 72, altri collaboratori, si farà riferimento a questo gruppo più numeroso nella preghiera di ordinazione dei presbiteri. E poi, dopo la chiamata dei 12, dopo la chiamata dei 72, avremo la chiamata dei diaconi. E questo sarà un'azione che farà la Chiesa, la prima comunità, in un momento particolare della sua storia. Con quali termini vengono chiamati i ministri che guidano la comunità nel Nuovo Testamento? Qui, lo accennavo prima, la terminologia è variegata. Nel mondo prevalentemente greco abbiamo accanto ai diaconi la figura dei episcopi, dei vescovi. Nel mondo prevalentemente giudaico abbiamo, oltre ai diaconi, i presbiteri. Forse, ecco, proprio per le origini pagane o giudaiche di queste comunità, essi incarnano il ministero attraverso quelle figure che già caratterizzavano in qualche modo l'esperienza precedente. Israele, sapete, aveva gli anziani, i presbiteri, quelli che condanneranno poi peraltro Gesù. Quindi forse rifacendosi a delle immagini di autorità che già queste comunità conoscevano, abbiamo dentro le comunità di origine giudaica, prevalentemente oltre ai diaconi, i presbiteri, e in quelle di origine pagana, dopo i diaconi, prevalentemente gli episcopi. Gesù chiama i dodici e dai dodici manda nel mondo intero ad annunciare il Vangelo. I diaconi, il vescovo, immagine degli apostoli, i presbiteri dei 70, i diaconi che nascono nel contesto che voi sapete. Aggiungo un elemento che può essere utile a questo punto, è che vescovi, presbiteri e diaconi configureranno in maniera definitiva la loro funzione solo più tardi, come voi già vi ho già accennato, e cioè solo con la tradizione apostolica e con Ignazio di Antiochia noi abbiamo questa chiara visione tripartita. Da allora in poi si continuerà così. Il Concilio di Trento dirà che questa tripartizione è in un qualche modo ispirata a una volontà di Cristo, senza voler identificare necessariamente nei tre ministeri. Cristo vuole un ministero ordinato. Il Vaticano II sfumerà un po' questa affermazione dicendo che ab antiquo, dall'antichità,
Il ministero ordinato è suddiviso in queste tre modalità. Secondo i teologi, non sembrerebbe di doversi escludere la possibilità anche di una rivisitazione dei ministeri ordinati. Certo che c'è una pienezza, chiamiamoli vescovi, e poi una partecipazione diversificata. Oggi abbiamo questi tre ministeri, ma fino al Vaticano II, per esempio, nell'ordine sacro erano compresi anche i cosiddetti ordini minori ed esisteva un altro ordine maggiore, il suddiaconato, che è stato abolito dal Vaticano II. O meglio, dalla riforma successiva al Vaticano II. Quindi vedete già la nostra storia ha alcune sfumature che ci lasciano con un orizzonte che ci fa guardare al ministero ordinato con questa certezza dell'origine di Cristo, della pienezza dell'Episcopato, ma anche la possibilità di pensare un attimo e di ripensare il ministero ordinato. Che posizione avevano? Una cosa che voglio dire invece riguarda il termine apostolo. Noi siamo abituati a pensare che 12 e apostolo sia la stessa cosa, ma Paolo non fa parte dei 12, eppure un apostolo, così Barnaba e così altri. Allora dobbiamo dire che accanto ai 12 nel tempo la Chiesa cominciò a intuire che c'erano altre figure che avevano le caratteristiche dell'apostolo, le caratteristiche cioè dell'autorevole rappresentante di Cristo in forza di un'esperienza del risorto. Paolo ci tiene a dire chiaramente di aver visto il Signore risorto come l'ultimo degli apostoli, quasi un aborto, e la partecipazione alla comunione con i dodici. Paolo andrà a Gerusalemme per non correre in vano, per essere confermato. Lui che pure aveva un'esperienza così unica e originale, ci tiene a questo legame, lo vuole evidente, lo vuole forte. Ecco, quindi è importante per noi intuire che la successione degli apostoli, di questo gruppo più ampio rispetto ai dodici, che restano un punto di riferimento per l'immagine che ci danno del nuovo popolo di Israele, la Chiesa. A voi infatti ho trasmesso, dirà Paolo, anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture e fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici, in seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte dei quali vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Vedete, Paolo già ha una distinzione chiara tra i dodici e gli apostoli. Tutti condividono la esperienza della Pasqua di Cristo. Quindi gli apostoli hanno ricevuto da Cristo la loro chiamata, la compiono nel carisma ricevuto, ne danno prova per il dono della vita. Gli apostoli godono collegialmente della loro autorità, autorità di ciascuno che è completa, ma non si esercita che congiuntamente all'autorità degli altri. Il messaggio o l'Evangelo è essenzialmente unico e tale unità reca con sé la concordia apostolica. Paolo insegna ciò che tutti gli altri insegnano e tutti insegnano quello che egli insegna. Criterio fondamentale della chiamata è la necessità della Chiesa che chiama nel nome di Dio. Tornando al discorso del ministero ordinato, non si viene chiamati per una dignità, ma per un servizio. Per assurdo dovremmo dire che se in una città tutti gli uomini volessero diventare preti, il vescovo dovrebbe dire no, non servono, non servono. E questa cosa è talmente importante che addirittura nel IV secolo un concilio, Calcedonia, stabilisce che nessuno deve essere ordinato senza titolo, cioè senza una destinazione di una chiesa. Chi viene ordinato invece deve essere assegnato a una chiesa della città o del paese, o a una cappella di un martire o a un monastero. Il Santo Sinodo comanda che un'ordinazione senza titolo, quindi che non è destinata ad una comunità, sia nulla e che l'ordinando non possa esercitare in alcun modo le proprie funzioni, a vergogna di chi lo ha ordinato. Concilio di Calcedonia, ripreso dal Concilio di Trento, che ripete esattamente le stesse cose.
D'altra parte la stessa tradizione apostolica aveva detto chiaramente questo. Concludiamo, andiamo verso la conclusione, perché vedo che il tempo corre e scorre veloce. Vorrei concludere così, semplicemente dicendo che questo nostro percorso ci ha portato ad individuare nel ministero ordinato il servizio della edificazione della Chiesa. La Chiesa ha bisogno, per poter essere popolo sacerdotale, ha bisogno di ministri ordinati, che attraverso il loro compito che Gesù Cristo ha affidato loro di guidare la comunità attraverso la successione apostolica e attraverso tutto ciò che la successione apostolica costituisce, quindi Nuovo Testamento, quindi trasmissione di una verità rivelata, sacramenti, comunione fraterna, possa essere quell'esperienza che Gesù ha voluto far vivere ai suoi discepoli, che continua a farla vivere oggi. Qui non si tratta di conservare intatto un deposito, ma si tratta di permettere agli uomini e alle donne di oggi di incontrare il mistero di Cristo così come lo hanno incontrato i primi cristiani, di far vivere loro la stessa esperienza attraverso la quale è maturata in loro la fede e il desiderio di essere di Cristo. Questa è la cosa decisiva. Quindi non si tratta di essere la brutta copia della Chiesa Apostolica, ma un'edizione nuova, fedele alle sue origini, ma un'edizione nuova di quella Chiesa. E qui sta tutta la nostra responsabilità. Per questo, per la successione apostolica occorre un carisma dello Spirito Santo, perché non si tratta di fare l'imitazione, ma si tratta di rinnovare, rendere nuova, pur nella fedeltà, l'esperienza della Chiesa. Voi capite che tante cose che noi oggi viviamo, gli apostoli non le vivevano. E noi dobbiamo interpretare il presente, capire come il Signore oggi ci vuole raggiungere, come vuole che quella esperienza possa essere nostra oggi, con la nostra sensibilità. E allora la successione apostolica è la garanzia nello Spirito Santo che non tradiamo quell'origine. Non si tratta davvero di fare le cose che hanno fatto loro, ma si tratta di vivere autenticamente le stesse esperienze che hanno vissuto loro, perché anche a noi ci sia data la possibilità della fede e dell'adesione a Cristo. Quindi una grossa responsabilità, perché se noi dovessimo solo applicare i Vangeli, sarebbe semplice, noi dobbiamo interpretarli, e in questo siamo diversi per esempio dall'Islam. L'Islam applica il Corano, noi interpretiamo il Vangelo. Cioè dobbiamo con la luce del Vangelo illuminare gli uomini di oggi, le situazioni di oggi. E qui sta tutto quello che noi possiamo considerare come il centro della responsabilità del ministero ordinato. Non al di fuori della responsabilità di tutta la Chiesa, ma il Vescovo con i suoi presbiteri e i diaconi ha il compito di permettere alle persone, uomini e donne di ogni tempo, di vivere quella stessa esperienza che fu degli Apostoli. E allora voi capite che non si tratta tanto di conservare un luogo, ma, come diceva un teologo recentemente, si tratta di riempirlo questo luogo, riempirlo di persone che hanno fatto l'esperienza del risorto e che hanno deciso di vivere per lui.